Salve a tutti ragazzi, io sono Valerio io sono Francesco. e oggi facciamo un video abbastanza interessante. Diverso dagli altri, ci stiamo sperimentando in queste cose nuove, spero che vi piacciono. E oggi andremo a fare, parleremo di 5 errori che hanno fatto degli youtuber in dei video dove parlavano appunto degli errori di Dragon Ball. Quindi un inception di errori. E in considerazione oggi prenderemo il canale Crash the Tube, che sicuramente conoscerete, e Giorgio Cappello di Paglia. Noi per andare a smentire, diciamo, quello che dicono, ci affidiamo al manga, visto che ce l'abbiamo fresco, che l'abbiamo comprato, stiamo facendo questa collezione, un pochettino, e quindi per andare a smentire quello che dicono, ci affideremo al manga, vi faremo vedere alcuni esempi e tutto questo. Cominciamo. Il primo errore lo prendiamo direttamente da CrashTheTube nel suo video 10 errori e incongruenze di Dragon Ball Z, dove come primo errore dice questo. Perché cavolo Goku quando è tornato in vita durante la saga dei Saiyan torna in vita sul serpentone se è dovuto rifare tutto il serpentone per tornare sulla Terra, mentre invece tutti gli altri cristi quando praticamente tornano in vita finiscono vicino alla Capsule Corporation o almeno dove si trovano le sfere del drago? Perché sta cosa? Cioè, perché alcuni tornano in vita nell'aldilà e altri tornano in vita nell'aldiqua? Cioè, non ha senso. Come ha detto lui, praticamente sono certe persone che quando vengono risuscitate risuscitano vicino al drago Shenron, e invece altri, tipo come Goku, rimangono da Rekkaio, risuscitano là da Rekkaio. E lui non si spiega perché succede questa cosa. Ma ecco spiegato tutto. Quando una persona muore, praticamente il suo spirito va da Enma, che poi deciderà se è stato bravo andrà in paradiso, se è stato cattivo andrà in inferno. Ma praticamente andranno in paradiso e in inferno solamente il suo spirito. Il suo corpo rimarrà appunto sulla terra. Infatti, come vediamo, Bulma prepara delle capsule per farli congelare, per non fare invecchiare il corpo. Quindi una volta che verrà risuscitato, lo spirito che si trova in paradiso e in inferno verrà riportato sulla terra nel corpo e quindi risusciterà. Come ha detto lui, per esempio, nelle Capsule Corporation vicino al drago Shenron. Questo non succede per Goku, perché quando va da Rekkaio praticamente c'è sia l'anima che il corpo, quindi una volta che viene risuscitato il suo corpo è risuscitato da Rekkaio e quindi rimarrà là. Un esempio è quando con lo scontro Freezer contro Goku c'era Piccolo da Rekkaio e chiede di essere risuscitato, e come secondo desiderio da Volunga chiedono se può essere portato direttamente su Namek, e infatti lui viene teletrasportato su Namek perché anche lui, essendo là con lo spirito e col corpo, è stato risuscitato da Rekkaio. Come seconda incongruenza di questo video, sempre di CrashTheTube, possiamo trovare questa scena. Nella serie vediamo che il Dragon Shenron non può far tornare in vita più di una persona contemporaneamente, ma se invece deve far tornare in vita un pianeta intero con miliardi di persone, può farlo. Cioè, tu non puoi chiedergli di portare in vita contemporaneamente Peppiniello o Pescivendolo e Chicco Fruttivendolo, no, o gli dici fammi tornare in vita Peppiniello o Chicco. Cioè, non è giusta sta cosa, rifletteteci, non è normale. C'è un piccolo errore, diciamo, in questa scena perché lui dice che non si possono resuscitare persone una per una, o almeno dato che Dragon Sharon nel suo primo stadio può resuscitare solo una persona e quindi può, diciamo, esaudire solo un desiderio, se noi desideriamo di resuscitare una persona, resusciterà solo quella persona. Però se gli diciamo di resuscitare tutto l'intero pianeta Terra con tutti i suoi abitanti, lui lo potrebbe fare. E lui non si spiega questa cosa e crede che sia una cosa, diciamo, un'incongruenza, una cosa fatta male. Però in verità ha un certo senso e soprattutto Toriyama gliel'ha dato. Cioè, Dragon Shenron può esaudire solo un desiderio. Se il tuo desiderio è quello di far resuscitare una persona, lui te la resuscita. Se il tuo desiderio invece è di far resuscitare tutta la popolazione della Terra, lui lo fa in... E quindi è sempre un desiderio. Diciamo, il numero non c'entra, è come se tu desideri di avere 1 euro e poi puoi desiderare comunque di avere 1000 euro. Non per forza devi esprimere 1000 desideri che ti fanno apparire 1 euro. Il terzo errore dei video di questi errori lo troviamo sempre nel canale di CrashTheTube e lo troviamo sempre in un video che si chiama allo stesso modo, cioè 10 errori e incoerenze in Dragon Ball Z. E questo che sto prendendo in esame ora è quello che ha caricato il più recente. In questo video troviamo questo errore.
primissimo episodio di Dragon Ball Z, Raditz arriva sulla Terra e dice una cosa sconvolgente per quell'episodio, per il semplice motivo che dice che Goku è un Saiyan e che la sua razza proviene dal pianeta Vegeta, che è stato distrutto 3 anni prima da una cometa. Ora ragazzi, dovete ricordarvi questo dato, ovvero 3 anni prima. Più tardi scopriamo però nel corso dell'anime che, a discapito di quel che pensavano la maggior parte dei Saiyan, tranne Vegeta, che ha una sorta di incubo nel corso di un episodio filler dell'anime, che in realtà a distruggere il pianeta è stato proprio Freezer. Però Freezer l'ha distrutto 24 anni prima, a detta sua, e anche in base a quello che vediamo poi in futuro in tutti i film, canonici o non canonici che siano, in cui viene raccontata la storia di un Saiyan particolare, tipo quello di Bardock. Raditz dice che il pianeta Vegeta è stato distrutto 3 anni prima, quando arriva ovviamente nel pianeta Terra, quando circa Goku ha 23-24 anni. E quindi già dicendo questa cosa vi ho spiegato che sono passati almeno 23-24 anni da quando è esploso il pianeta Vegeta, dato che Goku è stato mandato appena nato sulla Terra data l'esplosione del pianeta Vegeta. E quindi diciamo che possiamo spiegare questa cosa che Raditz dice che è stato distrutto 3 anni prima come una bufala che gli ha inventato Freezer per farlo stare abbastanza calmo, oppure che magari gliel'ha detto Vegeta dato che era nella sua stessa squadra. E infatti noi sappiamo questo perché Raditz non era sul pianeta Vegeta quando è esploso, perché era in missione. Per parlare del quarto errore dobbiamo cambiare persona, infatti dobbiamo andare in un video di Giorgio Cappello di Paglia nelle 50 cose che non capisco di Dragon Ball Super. A un certo punto lui dice questa cosa, sentiamola. Come mai Goku e Vegeta non provano a fondersi e a diventare Gogeta Super Saiyan Blue God per riuscire a battere Bills? Magari ce la fanno. Aspetta, non ho capito. Ci sentiamo? E Goku e Vegeta non provano a fondersi e a diventare Gogeta Super Saiyan Blue Gogeta. Caro Giorgio Opera di Palle, capisco che i tuoi video sono molto ironici, però ti voglio dire una cosa. Gogeta non è un personaggio canonico. Infatti Gogeta compare solamente in Dragon Ball GT e in un film di Dragon Ball Z, che comunque, come sappiamo, Dragon Ball GT non è canonico e nemmeno in film. Infatti, come possiamo anche vedere dalla wiki di Dragon Ball, compare solamente nel 12° film di Dragon Ball, che è contro Janemba, e in Dragon Ball GT. Dragon Ball GT sappiamo per certo che non è una versione canonica. In più non esiste nel manga, visto che se dobbiamo prendere in considerazione il manga, nel manga non compare mai e quindi non è una cosa canonica. Quindi l'unica trasformazione, fusione che hanno fatto Goku e Vegeta è quella attraverso gli orecchini Potara e non quella attraverso la danza di Metamor. E per questo, diciamo, quello che dici tu doveva essere detto. Perché non si uniscono e formano Vegeta Super Saiyan Blue per distruggere il virus? Anche se, come sappiamo, Vegeta è più forte di Gogeta e quindi non avrebbe senso, anche perché hanno perso, quindi diciamo che anche questo non avrebbe senso. Come ultimo errore rimaniamo sempre nel video di Giorgio Cappello di Paglia, lo stesso video della posizione precedente. Soprattutto adesso vediamo nella posizione 48 che lui dice questo. Come mai Freezer quando muore mantiene i ricordi se era stato detto che i cattivi vengono purificati e non mantengono i ricordi una volta morti? Ma cos'è sto trattamento speciale per il più cattivo dei cattivi? Infatti, come gli sentiamo dire, lui non riesce a capire perché i ricordi di Freezer siano rimasti anche dopo che sia morto, dato che viene detto, ovviamente, e questo gli do ragione, che tutte le anime che muoiono perdono i propri ricordi. Però come vediamo bene, e come fa vedere anche lui, Freezer muore, ma non muore come tutti gli altri, ma il suo corpo rimane, come possiamo vedere in Goku, che praticamente muore insieme a corpo e anima. E infatti, dato che rimane con corpo e anima, lui rimane con gli stessi ricordi. E soprattutto sarebbe illogico mandare un'anima che non ricorda quello che ha fatto in un mondo dove si deve pentire e deve soffrire proprio per quello che ha fatto. Quindi sarebbe anche illogico per questo. E vediamo anche nel manga di Dragon Ball Super che spunta Freezer dentro questo bozzolo. E quindi possiamo dire che anche è canonico, dato che l'ha disegnato proprio Toriyama. In più, possiamo vedere un errore in Dragon Ball Z, come potete vedere in questa scena, dove c'è Majin Buu che combatte contro Goku Super Saiyan 3 e dall'inferno lo vedono tutti i loro nemici, la squadra Genius, Cell e Freezer. Allora, inizialmente Cell, la squadra Genius e tutti gli altri dovrebbero avere solo anima,
dato che è Reemma a decidere se lasciare il corpo o non, e quindi non credo che lasci il corpo a dei cattivi come loro. E soprattutto Freezer non dovrebbe stare lì, ma proprio nel suo inferno, quello dove dovrebbe soffrire per tutta la vita. Per questo video è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto questo nuovo format. Siamo andati a cercare veramente in tanti video questi errori. Non vogliamo togliere niente a questi youtuber perché sono secondo me i migliori ovviamente in quello che fanno. È solamente per dirvi che tutti possono sbagliare, anche noi, perché ci potrebbero essere cose sbagliate che abbiamo detto anche noi. Quindi diciamo questo qua era per correggere alcune cose che avevamo detto, senza nulla togliere sempre a loro, perché sono secondo me i più bravi che ci sono. E infatti possiamo anche dire che non venite qua sotto nei commenti a dire ma voi chi credete di essere, voi credete di sapere tutto. Ragazzi, noi abbiamo solamente visto questi video e abbiamo deciso di fare proprio questo video per raccontare certe cose che abbiamo visto proprio aprendo questi cosi che abbiamo qua dietro di noi. Quindi proprio è scritto su carta, non stiamo dicendo niente, stiamo solo specificando, non correggendo. E quindi per questo video è tutto, vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook e dal nostro sito e di lasciare un bel like. Passate anche dai nostri altri video che sono ovviamente sul nostro canale e i video futuri che porteremo. Ciao!